Egregio dottor Jones, io rappresento un cliente molto facoltoso che desidera introdurre i salmoni nello Yemen. Gentilissima Harriet Chetwood Talbot, se il suo sceicco vuole buttare via i suoi soldi, perché non si compra una squadra di calcio? Sì, primo ministro. Me ne sto occupando. Credo di aver trovato qualcosa che le piacerà. Voglio buone notizie dal Medio Oriente, una grossa storia. Al lavoro. Gruppo femminile in tournée in Medio Oriente. Forse. No, meglio di no. Progetto per l'introduzione della pesca al salmone nello Yemen. Questa è una presa in giro. Ci sono 2 milioni di pescatori nel Regno Unito. 2 milioni? Tutti lì ad agitare le canne da pesca? Splendido. È appena diventato un progetto prioritario. È palesemente ridicolo. Dovremmo catturare 10.000 salmoni, portarli vivi nello Yemen per consentire al suo sceicco di tirarli fuori dall'acqua per puro divertimento. Fino all'arrivo della stagione secca, quando moriranno tutti. Trovo l'uscita da solo. Lei mi crede pazzo? Sarebbe un miracolo se dovesse accadere. È come se fossi rimasto bloccato per anni. Sono geneticamente programmato per vivere una vita noiosa e banale. Se farà questa cosa senza metterci il cuore, credo che non arriveremo a niente. Devi avere fede, dottor Alfred. Non trovi che stia andando molto bene? È un'esperienza straordinaria. Non stavo parlando del progetto. No, nemmeno io, credo. Fede, dottor Alfred? Sì, d'accordo, allora Fede. A credere che questa folle impresa potrebbe anche riuscire. Guarda! Oh, buon compleanno, Patricia! Oh, sì, ce ne fossero come voi tra i ministri.